Vi do il benvenuto a questa seconda puntata di Insieme in TV, il format che Super TV Oristano ha deciso di dedicare direttamente e interamente ai giovani, ai più piccoli, dall'infanzia all'adolescenza. Un format finanziato dalla legge numero 3 del 2015 della Regione Sardegna che vi racconterà tutto ciò che riguarda questa bella età, quindi a partire dalla scuola alle tutte le attività che i ragazzi svolgono, quindi magari anche quando imparano a suonare uno strumento, oppure ancora tutti gli sport che in questa età si svolgono. Però vorrei anche andare a fare un approfondimento su ciò che caratterizza maggiormente i giovani della provincia di Oristano rispetto ad altre regioni e rispetto anche alle tradizioni che si svolgono all'interno della regione Sardegna. Perché, come avete visto già nella scorsa puntata, abbiamo fatto un focus su una tradizione particolare che riguarda proprio la provincia di Oristano. Abbiamo parlato di Sartiglia, Sartiglietta in particolare, ossia quella che riguarda i piccoli mini cavalieri. Stavolta voglio fare invece un approfondimento sul mondo prettamente femminile che gira intorno alla Sartiglietta ed ecco perché ho chiamato qui con noi, nella sede della Proloco che oggi ci ospita, le Massaieddas, le mini Massaieddas della Sartiglietta. Sono venute infatti a trovarci Eleonora De Montis, che adesso vi presenterò, Eleonora Manca, Ilaria Piras, che sono le veterane, coloro le quali hanno fatto già diverse vestizioni, e insieme a loro anche Chiara Piras, sorella di Ilaria, che è alla sua prima vestizione. Adesso loro si avvicineranno qui e ve le presenterò personalmente. Prego ragazze. Ciao Chiara, piacere. Ecco poi Eleonora De Montis, Eleonora Manca e Ilaria Piras. Con loro faremo una chiacchierata su ciò che gira intorno al momento forse più importante della Sartiglietta, quello in cui si svolge la vestizione di Su Componi d'Oreddu e quindi si ha una vera e propria trasfigurazione anche per quanto riguarda il mondo dei più piccoli in bambino che diventa quasi diciamo un semidio se vogliamo riprendere proprio la tradizione più vera della Sartiglia. La nostra chiacchierata inizia con Eleonora De Montis, una delle ragazze, una delle Massaieddas che sono più esperte perché ha alle sue spalle tante tante vestizioni. Infatti Eleonora ha iniziato quando era solo in quarta elementare, giusto Eleonora? Raccontaci un po' come ti sei avvicinata a questo mondo. Diciamo che comunque sì, essendo la nipote di Melanzana era inevitabile che non mi avvicinassi a questo mondo, quindi si può dire che sono nata in mezzo alla Sartiglia. Tu hai coltivato questa passione proprio quando eri ancora una bambina, prima ancora di diventare Massaiedda. Sì, sì. Immagino che l'arte del cucito non riguardi solo ed esclusivamente la Sartiglietta, oppure sì, tu sai anche cucire qualcosa oppure è prettamente legato al mondo della Sartiglia il tuo interesse? No, è prettamente legato al mondo della Sartiglia, poi no, le altre cose non le so cucire. Chi è che ti ha insegnato a usare ago e filo? C'è qualcuno in particolare che è stato tuo maestro? Sì, mia zia Catifiori. Quando eri ancora una bambina? Sì. E come ti ha insegnato? Dove vi mettevate per imparare? C'era un luogo in cui tu cercavi di carpire tutti i segreti dell'arte della vestizione? Allora, inizialmente cucivamo sempre a casa di mia nonna, in particolare in cucina, nel soggiorno. Vabbè, il luogo della casa era un po' indifferente, cucivamo e basta. E all'inizio ti sembrava molto difficile? Sì, inizialmente sì, infatti cioè, pensavo di non riuscire ad imparare, però poi col tempo ho capito i meccanismi, è diventato facile. Quindi adesso lo trovi un qualcosa di abbastanza semplice, sì. E lo consigli magari a qualcuno perché si possa avvicinare a quest'arte? Sì, se le piace il mondo della Sartiglia sì, altrimenti no. Qual è il tuo ruolo durante la vestizione? Quello di vestire. Quindi ti passano i vari abiti? Sì, sì, e tu? Io vesto. Tu vesti Su Componi d'Oreddu. Dimmi un po', che emozione si prova quando si è proprio in quel momento importante? Hai Su Componi d'Oreddu davanti e ci sono tutte le musiche, i vari ritmi che accompagnano la vestizione. Le prime esperienze erano, diciamo, un po' difficili perché c'era molta ansia. Però alla fine, quando ti abitui, l'ansia c'è, però riesci di più a gestirla, diviene più, sì,
semplice. L'emozione di sentire i ritmi dei tamburini e dei trombettieri che sono lì a fianco. Quello sì, quello è la parte più emozionante forse. C'è un momento in particolare durante la vestizione che ricordi con maggiore sensazioni positive? Sì, quando devo mettere la maschera, là sì, perché alla fine ci sono tutti i tamburini che si mettono a suonare e là l'ansia sale. Ascolta, invece raccontami un momento che richiede più attenzione durante la vestizione. Quello che richiede più attenzione è quando metti la maschera, perché là devi anche stare un po' attenta, magari a non stringere troppo o a non farlo troppo smorto il nodo, perché altrimenti cade tutto, quindi quello forse è il momento più delicato, però se ci pensi sono tutti momenti delicati, perché se sbagli in partenza sbagli tutto. C'è un dialogo durante la vestizione tra voi Massaiedas e il suo componitore? Sì, sì, assolutamente, perché dobbiamo anche capire un po' se a lui va bene oppure no quello che gli stiamo facendo, come glielo stiamo facendo. Mentre per quanto riguarda il posizionamento del velo e il cilindro, quello è un passaggio già più semplice? No, per me no. Il velo forse è il momento più... là devi stare più attento, quindi quello forse è il momento un po' più complicato. Invece per il cilindro quello è facile, però il velo comunque lo riveste e deve essere perfetto. Forse la difficoltà può essere anche dovuta al materiale. Non tende un po' a scivolare quando lo state fissando? No, guarda, ti dirò la verità, no. Però più che altro è proprio come lo devi mettere, che magari può risultare complicato. È capitato anche a te, Eleonora, di fare la vestizione dei più grandi, non solo della Sartiglietta. Raccontami sì. Un po' se ci sono delle differenze per te, almeno a livello di emozione. A livello di emozione sì, però alla fine se ci pensi... è un po' l'emozione è sempre la stessa, perché c'è comunque tanta gente a guardarti. Forse alla Sartiglia dei grandi c'è molta più gente rispetto a quella dei piccoli. So che voi a seconda del ruolo potete posizionarvi alla destra o alla sinistra del suo componitore o del suo componitore Edu nel caso della vestizione della Sartiglietta. Qual è la posizione che preferisci? Ci sono delle differenze? Guarda, io personalmente ho sempre vestito dalla parte sinistra, quindi non... ormai sono abituata a sinistra, quindi a destra magari lo troverei più scomodo. Ormai. Hai la possibilità di scegliere? Sì. Oppure è una cosa casuale, una posizione casuale? Sì, sì, ho la possibilità di scegliere, è indifferente diciamo. Probabilmente cercherai di stare sempre sulla destra per evitare, sulla sinistra. Per evitare insomma degli inconvenienti. Sì. A meno che non ci sia un'esercitazione pre-sartiglietta, pre-vestizione per imparare anche a cucire dall'altro lato. Sì, ma dai, alla fine è uguale. Siamo invece con Ilaria Piras, che anche lei diciamo è una veterana della sì. vestizione del mondo delle Massaiedas. Sì. Da quanto tempo svolgi questo ruolo? Anche io dalla quarta elementare, ho iniziato con Eleonora e ho fatto 14 sartigliette, sia estive che invernali insieme. Sì. C'è una differenza tra la sartiglietta estiva e quella invernale per te, magari a livello di emozioni oppure anche proprio di organizzazione? Beh sì, quella invernale diciamo che la sentiamo di più, però anche quella estiva ormai è diventata anche quella una tradizione, perché si fa ogni anno e è strano, non, anche quando siamo a Torre Grande magari sentiamo i tamburi e quindi cioè, si sente. Più che altro ha anche un significato molto diverso la sartiglietta estiva, perché serve anche per far conoscere la nostra tradizione ai turisti che vengono durante certo. l'estate. Quindi sì, probabilmente è una questione di emozioni diverse, però sì. è sempre una manifestazione sicuramente molto 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 importante. E, vorrei anche parlare, magari se tu mi racconti, del vostro abbigliamento. Voi durante la vestizione sicuramente non siete vestite con abiti civili, ma utilizzate l'abito certo. tradizionale. Raccontami un po' quali sono le varie parti. Il nostro abito, quello da bambina, è diverso da quello da adulta. Cambia il fazzoletto, cioè un fazzoletto giallo, e poi sopra uno rosso che è dipinto, ci sono disegni vari, fiori, diversi colori. E cambia anche la gonna, perché è rossa, però c'è la balza celeste. Invece quella degli adulti è diversa, può essere bianca o color oro magari.
E poi di solito noi non mettiamo i tacchi, ci mettiamo sempre magari o ballerine oppure per quelle che non sopportano le ballerine, magari poco a poco di tacchetto per essere più comode. Sicuramente per essere più comode, sì. Certo. Utilizzate dei gioielli? No, noi di solito non li usiamo, magari una collana leggera, però non vogliamo essere molto diciamo, vistose. Anche perché di solito le bambine non si truccano molto, magari non mettono orecchini molto pesanti o anche collane, quindi tendiamo a non metterne molti o a non metterne, a parte i due bottoni qui per chiudere la camicia. Tu hai svolto diversi ruoli, immagino, visto che sono tanti anni che fai la Masaieda. Sì. Ho iniziato con il passare i pezzi, quindi alle elementari o alle medie, e poi ho iniziato anche a vestire. Invece quest'anno ho vestito nella Sartiglia dei Grandi, degli adulti, il martedì della Sartiglia. Un'esperienza diversa? Sì, si sente molto più forte, più paura, più emozioni, diciamo. Anche se con la prima Sartiglietta c'era molta emozione, paura, anche perché ero piccolina e quindi la sentivo molto. Qual è stata più difficile, la prima Sartiglietta o la prima Sartiglia? Con la Sartiglia dei Grandi qualcosa diciamo già la sapevo fare, perché con tutte le Sartiglie alle spalle, Sartiglietta alle spalle, sapevo già cosa andavo incontro più o meno. Quindi non saprei neanche io decidere. È stato difficile anche la Sartiglia dei Grandi, perché comunque ci sono pezzi diversi con particolari anche diversi che richiedono maggiore attenzione magari, quindi non è la stessa cosa. Mi hai detto che ci sono pezzi diversi, in che senso? C'è qualcosa in più? Pezzi magari che vanno cuciti diversamente oppure richiedono più attenzione, noi non siamo abituate a questi pezzi, quindi diciamo, è stata una cosa nuova anche quella. Quest'anno quindi per la Sartiglia qual è stato il tuo ruolo? Vestito. Hai delle preferenze nella posizione durante la vestizione del suo componidoreddu? Preferenze no, però io sono sempre stata nella parte di destra, anche perché mi viene meglio essendo mancina, quindi sono più forse agevolata, non lo so, anche perché la parte sinistra non l'ho mai provata. Ok, quindi bisogna vedere, insomma, magari in futuro potresti provarla, però sicuramente per te è più comodo stare dalla parte che scegli. Per ora sì, poi magari si vedrà, un giorno proverò la sinistra. Quindi ancora non hai mai posizionato la camelia? No, mai. Sì. Speriamo in futuro allora. Sì. C'è anche per te qualche episodio che ti ricordi in particolare o con più emozione? Ah, un episodio è un po' imbarazzante. Quindi... Se vuoi raccontarcelo, altrimenti no. Vabbè, ero piccolina, ero forse in quinta elementare. Diciamo che non ero abituata, quindi stavano passando il bicchierino e io passavo i pezzi, quindi non vestivo e in teoria non mi spetta bere. Invece io ho allungato la mano e mi sono un po' vergognata. Hai preso il bicchierino anche tu e l'hai bevuto? No, no, quello no. Non sei arrivata a tanto, però hai allungato la mano per prenderlo. Sì, però l'ho tolta subito. Ti sei resa subito conto di quello che stavi facendo e che non dovevi farlo. E vabbè, dai, ci sta anche questo. Fa parte tutto del gioco e diciamo che sicuramente hai magari regalato un sorriso anche alle persone che erano lì a fianco a te. Almeno quello. Grazie Ilaria, grazie mille. Niente, grazie a voi. Siamo con Eleonora Manca, un'altra delle Masaieddas, che intanto ti chiedo, da quanti anni tu fai la vestizione? Più o meno 17 Sartigliette ho fatto, tra passare aghi e passare pezzi e poi successivamente anche vestire. L'anno scorso ho fatto la Masaia Manna dei piccoli, quindi ho aiutato a Katti. E quindi tu sai sicuramente descrivermi quelli che sono tutti i passaggi che si svolgono passo passo per la vestizione di Se Componi Doredo, che quest'anno ricordiamo è stato Filippo Corona a febbraio nella Sartiglietta del 2020.
Non si sa ancora se ci sarà la Sartiglietta estiva, però intanto proviamo a immaginarci proprio i passi, i vari passi, i vari momenti della vestizione. Raccontami, Eleonora. Sì, allora prima di tutto si mette la camicia e poi successivamente noi mettiamo i fiocchi che vanno messi nelle braccia, nei polsi e nel collo. Vogliamo ricordare anche il colore dei fiocchi, che sono diversi da quelli della Sartiglia degli adulti. Sì, sono verdi, poi si mette su goietu. Sì, su goietu è un gonnellino in pelle che nella parte alta è smanicato. Sì, poi mettiamo il cinturone e poi si passano con i primi fazzoletti per poi appoggiare la maschera. Quanti sono i fazzoletti che si utilizzano? Di solito noi ne usiamo o 4 oppure anche 3 a volte, e si mettono sotto il mento e poi sopra le sopracciglia e poi si mette la maschera e di nuovo sotto il mento e se ce n'è bisogno anche di nuovo sopra le sopracciglia. Servono? Per sotto la maschera servono per comunque non dare fastidio appunto alla maschera e quindi per appoggiare, mentre per sopra per comunque coprire la maschera anche per successivamente quando si mette il velo e il cilindro per non fare male. E questo momento è forse uno dei più importanti perché bisogna posizionare la maschera in modo tale che sia comoda per il ragazzo o la ragazza che la veste, che la indossa. Questo infatti è l'unico pezzo che la maschera che può toccare su un paio d'oreddo, perché tutto il resto non lo può toccare e può sistemarsi la maschera come preferisce e poi noi andiamo a fissare la maschera. Poi dopo il fazzoletto, dopo la maschera si mette il velo, che secondo me è uno dei passaggi più complicati. Perché, Eleonora? Perché ci sono delle pieghe da fare, poi anche perché è diverso, la cucitura è più complicata, forse anche per il tessuto. Non è come gli altri. È un po' più scivoloso forse rispetto... Un po' sì. Dopo c'è il cilindro, quello per me è un passaggio abbastanza semplice. E poi dopo ci va la camelia. Ok, anche quella è da fissare per bene in modo tale che non cada. Mi dicevi che ci sono dei punti diversi invece per quanto riguarda dei passaggi. Mi hai detto che forse per il velo bisognava utilizzare dei punti diversi rispetto al resto della... Sì. Delle parti dell'abito da cucire, in che senso? Di solito noi andiamo a fissare anche qua se ce n'è bisogno, perché se no facciamo la piega e andiamo direttamente sotto il mento a cucire. E se dobbiamo cucire nelle tempie, diciamo, è abbastanza particolare la cucitura, il tessuto va a restringersi a volte, okay. Dipende comunque da come si cucisce. Posso chiederti chi è che ti ha insegnato tutte queste cose? A cucire mi ha insegnato Cati Fiori, okay. Insieme a mia madre, perché anche mia madre ha vestito su Pompidori. Si sono messe loro due insieme perché io mi ricordo la prima sartiglietta che ho vestito era una sartiglietta estiva. Era successo che una delle massaiette si era sentita male, aveva la febbre e quindi non era potuta venire. A me avevano avvisato un paio di giorni prima di andare a vestire e non sapevo come fare, quindi mia mamma mi ha subito messo a cucire e poi sono andata da Cati e mi ricordo che mia mamma mi aveva messo un palloncino con un fazzoletto per vedere se appunto pungevo. Perché una cosa fondamentale è cercare di non pungere il viso, sì, ovviamente, certo. Dei componi d'oreddu, perché sarebbe ovviamente non solo doloroso, ma insomma anche per voi sì. Sarebbe qualcosa da evitare sicuramente. Ti è mai capitato di pungerlo? No, pungere no. A me sì, okay. Pungere al componi d'oreddu mai. Mi hai detto che sei stata anche massaia manna un anno. Mi spieghi qual è la differenza tra massaiedda e massaia manna? La massaiedda comunque sta sul palco e quindi ha un ruolo ben preciso, nel senso che o passa i pezzi, oppure passa gli aghi, oppure ad esempio veste. Io invece
quest'anno, nel 2020, sono stata sotto il palco a passare i pezzi, a chi doveva passare i pezzi, e poi ho controllato se ad esempio il fazzoletto, che deve stare dritto sopra le sopracciglia, era messo bene, oppure se il cilindro era dritto. Una sorta appunto di controllo generale, sì, per verificare che tutto stesse andando nel modo giusto, sì, e che poi il risultato fosse quello sperato, sì, prima della partenza. Eleonora, ho chiesto anche alle altre ragazze se hanno delle preferenze nella posizione tra la destra e la sinistra del suo componitore Edu durante la vestizione. Sicuramente c'è qualche ruolo che cambia stando a destra o stando a sinistra. Tu hai già provato entrambe le posizioni? Sì, ho provato sia la destra che la sinistra e personalmente preferisco la sinistra, e appunto si mette anche la camelia alla sinistra. E mi ricordo la prima volta che l'ho messa che ci sono state, cioè non andava bene come l'avevo messa la prima volta, quindi l'ho dovuta togliere e rimettere, però alla fine è andata bene. Benissimo, ti ringrazio Eleonora. Siamo in compagnia di Chiara Piras, la sorella di Ilaria, che sicuramente ha avuto un valido modello da seguire in casa e che quest'anno è alla sua prima vestizione. Com'è stato, Chiara? Sicuramente molto emozionante, perché anche essendo la prima volta ho vissuto più l'esperienza. Ti aveva dato qualche segreto, qualche anticipazione tua sorella? Sì, che comunque ovviamente dovevo stare attenta, perché non era come gli altri anni che di solito passavo i pezzi o passavo gli aghi. Quindi avete fatto anche delle prove a casa tra voi? Sì, per cucire oppure fare i fiocchi. E cosa trovi più complicato, cucire o fare i fiocchi? No, cucire, perché a volte si inceppava l'ago e quindi non riuscivo più a toglierlo. Ma questo è successo anche durante la vestizione oppure? No, durante la vestizione no, per fortuna. E quindi avevi il tuo ruolo qual era quest'anno? Vestire. Proprio vestire. Mentre ricordami, gli scorsi anni cosa hai fatto? Ho passato i pezzi e poi da più piccola ho passato gli aghi. È stata la tua prima volta, quindi come per la vestizione, pensi di continuare in questa strada? Sì, sì, ovviamente spero di sì, di continuare. E poi magari passare anche quella dei grandi. Magari, sarebbe un bel, certo, sogno e un bel desiderio da realizzare. Chi ti ha insegnato a cucire? A cucire ho sia mia mamma che mia sorella che Katti. Cioè, okay, un po' tutti. Sì, esatto. Certo. Adesso pensi di avere una buona manualità? Ti ritieni... Sì, ovviamente devo ancora imparare a cucire meglio, solo nell'ambito di vestire nella sartiglietta, non al di fuori. Non hai la passione per il cucito? No. Per il resto? Non ti piace? No, per niente. Ok, ma magari prima o poi potrai sviluppare anche questo amore, certo, questa passione, non si sa mai, magari col tempo, quando diventerai ancora più, sì, brava, potresti anche diventare sarta, chissà. Fare la Massaieda sicuramente ti mette anche un po' in evidenza insieme a tutte le altre ragazze che svolgono questo ruolo. Com'è il rapporto con amici anche nel mondo della scuola? Si parla di questo vostro ruolo all'interno di questa importante manifestazione? Sì, alcune volte sì, infatti nella mia classe soprattutto, io e la mia compagna infatti di classe dovevamo vestire. Eravate due in classe, sì, che dovevate farlo? E avete raccontato qualcosa in classe? Sì, qualche volta quando ci capitava potevamo anche parlare. È capitato anche di fare magari qualche compito che parlasse di tradizioni della Sartiglia in classe oppure sì, no? Sì, infatti nel periodo della Sartiglia di solito c'erano anche compiti dove si parlava della Sartiglia oppure della nostra esperienza. E voi eravate avvantaggiate, tu, sì, e la tua compagna di classe, perché sicuramente appunto avevate tanto da raccontare. Nel periodo in cui ci si avvicina proprio alla Sartiglia, sono tante le prove che fate? Di solito una alla settimana o due, però anche due giorni prima se ne fanno anche una ogni giorno. Quindi riesci comunque a seguire anche l'impegno scolastico, oppure in quei giorni magari avete una giustificazione, sì, maggiore rispetto agli altri? Vabbè, lo sanno, però ovviamente uguale anche agli altri giorni. Quindi dovete comunque fare i compiti, sì, e presentarvi preparate alle interrogazioni, non avete scusanti? Già. Anche perché altrimenti i vostri compagni di classe sarebbero gelosi di voi. Eh sì. C'è anche qualcosa che precede anche la sartiglietta. Parliamo della sartilleganna, che è una tradizione sicuramente più recente rispetto alla sartiglia vera e propria, ma che prevede anch'essa una vestizione. Sì.
Sì, ho avuto l'esperienza di vestire la sartiglietta. Ovviamente bisogna vestire lo stesso come alla sartiglietta, è solo che ovviamente non si deve cucire perché essendo piccoli non si sa cucire. Magari ci sono bottoni oppure spille. Tu quando hai vestito per la sartiglietta quanti anni avevi? Eri molto piccola? Sì. Hai anche partecipato alla sartiglietta oppure no? Come mini amazzone con il tuo cavallino di canna? In quel senso no. Solo quindi come mini masaiedda per quanto tempo? Quante volte l'hai fatto? Diversi anni, ora non mi ricordo il numero preciso. Ok. Però ero molto piccola quando ho iniziato e poi mi sono fermata 2 anni fa, mi sembra. Per poi iniziare un percorso sì. Anche più complicato, ma sicuramente bellissimo. Certo. Chi è la persona che vi segue durante la vestizione e durante Sasartilleganna? Maria Giovanna Fiori. Che è zia di Cati Fiori, quindi sei passata diciamo da una parente ad un'altra per sì. Imparare l'arte della masaiedda. Grazie, grazie Chiara. Non poteva mancare in questa nostra chiacchierata sicuramente Cati Fiori. Buongiorno. Buongiorno Cati. Cati è un punto di riferimento per le giovani masaiedas perché da tantissimi anni, nonostante la sua giovane età, è qui a insegnare l'arte della vestizione alle giovani ragazze. Raccontaci un po' la tua storia, Cati. Quando inizi a vestire per la prima volta? Allora, io inizio a vestire per la prima volta quando nasce la prima sartiglietta. Avevo 9 anni e da allora, insomma, ho sempre vestito. Siamo negli anni 80. Sì, siamo negli anni 80 e niente, da allora ho sempre vestito e ho terminato che avevo praticamente 17 anni più o meno di vestire. 16-17 anni, perché lo stesso anno che ho terminato con i piccoli ho iniziato lo stesso anno con i grandi, quindi lunedì ho fatto la sartiglietta, ho vestito per i piccoli e il martedì ho iniziato con la sartiglia dei grandi, la lunga serie insomma di vestizioni che ho fatto poi. Ricoprendo poi ovviamente tutti i ruoli che si possono ricoprire in questo mondo prettamente femminile, quindi dalla masaiedda alla masaiamanna sicuramente. Esattamente, sì, l'anno scorso ho svolto anche questo ruolo. Un ruolo sicuramente molto molto importante perché importante, è quello che è più impegnativo appunto sì. Come tu dicevi in questa devi avere molta responsabilità e molta responsabilità perché il ruolo della masaiamanna è colei che organizza e prepara insomma dalla vestizione alla roba che usa poi il capocorsa e quant'altro insomma tutto quello che insomma gli è attorno. Come nasce la tua passione? Allora, la mia passione nasce perché sono nata in famiglia di sartiglianti. Mio babbo ha una vita che fa sartiglia e quindi mi hanno tramandato questa tradizione. Mio zio Enrico, oltretutto anche padrino, Fiori, mi ha trasmesso questa cosa della vestizione. Mi ha sempre coinvolto, poi facevo parte del gruppo folk. E quindi è una cosa che mi nasce insomma perché sono nata insomma da piccolina. Io dall'età di praticamente di un mese indosso il costume. E chi ti ha insegnato a utilizzare ago e filo? Chi ti ha insegnato l'arte del cucito? Enrico. È stato lui? Sì, è stato lui con la prima vestizione, insomma facendo le prove, ero piccolina. E quindi ho iniziato insomma con lui, con le prove e quant'altro. E poi pian piano sei diventata tu stessa insegnante, sei sì, tu che formi tutte sì. le ragazze. Una volta che poi ho terminato di vestire, lui stesso mi ha preso da una parte e mi ha detto allora da quest'anno, ho visto che hai terminato con le vestizioni, prenderai in mano tu insomma la vestizione e quindi insegnerai tu le ragazze, ma non mi ha dato scelta, mi ha detto è così, cioè non volevo un no. Non potevi dire di no, non ti potevi dire rifiutare. Di no, e quindi non potevo rifiutare, quindi con la paura, perché insomma ero pur sempre una ragazzina, perché ho iniziato insomma a mantenere poi la vestizione, adesso ce l'ho in mano 30 anni io, che gestisco poi insomma tutte le vestizioni sia invernali che estive,
Quindi cioè, ero ragazzina e quindi era una bella responsabilità anche tenere e insegnare le altre. Però mi viene talmente spontaneo che non ho difficoltà, insomma. E questo si vede perché sì. Tu hai detto che è una bella responsabilità, ma io aggiungo che sicuramente è anche una bella soddisfazione. Assolutamente, soprattutto sì. Quando si sente che le ragazze dicono sì, mi hai insegnato Kati, è una cosa che mi pare abbiano detto sì, praticamente sì, tutte, sì, a parte sì. Il ruolo ma della mamma. Ma ne sono passate talmente tante di ragazzine in mano, sotto mano insomma, per insegnare a fare questo ruolo. Sinceramente non è che me le ricordi tutte quante, perché sono talmente tante, se 30 anni di esperienza sono tanti, non sono pochi. Certo. Però ripeto, una soddisfazione. Poi quando le vedo che passano dai piccoli a vestire poi grandi, cioè, è bello. Significa che la passione è reale, perché sì, altrimenti sì, sì. Magari potrebbero anche abbandonare e lasciarla non come un qualcosa di... Non è a tutte che piace fare questo ruolo, però adesso un po' si sta svegliando questa cosa della vestizione delle ragazzine, insomma. Ok, ci sono quindi anche altre richieste, ci sono delle ragazze che ti chiamano per imparare? Sì, assolutamente sì, 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 sì. E poi invece ci sono quelle appunto che, come mi dicevi, che continuano e che già come Eleonora e Ilaria sono passate al mondo degli adulti. Degli quindi adulti, sì, questo sì, sì. È sicuramente bello e ti fa onore perché hai regalato tanto anche appunto a queste ragazze, non solo a te, anche professionalmente, sì. Perché poi diventa quasi anche una professione quella di... sì. Ma più che altro una passione. Devi saperlo fare perché non ti puoi svegliare e dire... Solo ma sei amanna della vestizione? No. O lo hai fatto e ci sei dentro, altrimenti non ti puoi svegliare, anche perché ci sono dei trucchi, ci sono delle cose. No, insomma, no, non ve li posso svelare. ci sono delle cose che una persona che non l'ha mai fatto non può sapere. Certo, ed è anche questo l'organizzazione, bello. Insomma... È tutto una cosa che insomma che va studiata, che va preparata, cioè non è che ti svegli, faccio insomma sei a manna, no, ci sono un sacco di cose che devi sapere. Quindi una passione unita però anche forse a un grande sacrificio, a un grande esperienza, lavoro. Sì, assolutamente sì. Quindi i trucchi hai detto che assolutamente non ci risvegli, qualcosina sì però, qualcosa di particolare. Magari trucchi per le ragazze che magari stanno vestendo. Perché allora, a chi è alle prime armi è normale, c'è tanta emozione. Quindi il trucco è non guardare il pubblico. Perché se guardi il pubblico l'emozione ti incalza ancora di più. E quindi io gli ho sempre detto, fate finta che siete voi tre, quindi loro due che vestono, e su compoidore due o su compoidori. In modo che si crei questa sinergia tra loro tre e che poi le viene spontaneo, insomma, l'emozione poi passa, perché se guardano davanti e vedono tutta quella gente è facile che ti venga l'emozione e poi non vai avanti. E quindi è meglio che si crei questa situazione tra loro tre, così sono anche più sicure e le cose le vengono, insomma, bene. Certo. E così certo. È stato, perché è sempre stato così. Guarda, devo dire la verità, adesso non perché ci sono io, però non hanno mai sbagliato, proprio mai. Sì, io magari mi metto a urlare giù, però glielo faccio apposta, perché almeno capiscono che si devono anche durante muovere. La vestizione, è vera? Assolutamente sì. Ah, sì? Sì, sì, sì. La tua presenza non manca mai no, neanche la mia in quel presenza momento. Non manca, io sono sempre lì davanti. Giustamente. Però glielo faccio anche apposta a urlare, anche perché poi ci sono i tamburini e quindi non mi sentono, quindi io devo alzare la voce. Però loro sono sempre state bravissime. Quindi sempre. Quando ti stai rendendo conto che magari c'è qualcosa che potrebbe andare storto, intervieni e loro si rimettono in riga, si rendono conto, le mani che tremavano un pochino magari ritornano a cucire normalmente. Ok, quindi il consiglio è quello di quasi di isolarsi, cercare di isolarsi e non ascoltare tutto il resto, ma concentrarsi su quello che stanno facendo, per quanto è possibile, perché ovviamente i ritmi e le musiche non sono... È difficile. È difficile ignorarli e l'emozione sicuramente è tanta. Io sono sempre, a me non mi ha mai dato, sì, c'è l'emozione per carità anche da parte mia,
con tutte le vestizioni che ho fatto sia dei piccoli che degli adulti. Però mi ha sempre insegnato Enrico non guardare oltre il pubblico, cioè tieniti, fai praticamente un cerchio tra voi tre, ed è vero, perché non veramente, perché se poi ti entra l'emozione non vai avanti, perché non vai avanti, è talmente tanta la gente che vedi davanti a te che hai paura di sbagliare, invece se fai le cose e ti concentri, sì, sì, assolutamente sì. C'è un episodio che ti ricordi in particolare per qualche motivo? Tutte le vestizioni, quelle che ho fatto sia dei piccoli che degli adulti, mi sono rimaste veramente nel cuore, vabbè, anche la prima dei piccolini, che vabbè, io ero piccola, quindi a vestire a quell'età, avevo 9 anni, poverino, meschino, era vestito malissimo. Io adesso lo dico perché ormai, ma se mi rivedo quelle foto dico povero, però è anche vero che eravamo ragazzine, certo. Cioè eravamo piccole piccole, quindi dai, però l'emozione era tanta, perché cioè, vabbè, poi io che ci sono nata, quindi ho vissuto tutte le sartiglie di Babbo, ripeto, da piccolina. E quindi sai, chi è dentro e ci tiene a questa tradizione, a questa grossa manifestazione che è spettacolare, bellissima, abbiamo proprio una fortuna noi di Oristano, quindi l'emozione è tanta. Mi piacerebbe che dessi un consiglio alle tue ragazze, un consiglio per che possa anche incentivarle a continuare su questa strada. Sì, il consiglio è di rimanere sempre come sono loro, semplici, ragazze veramente semplici. Poi certo hanno tutte quante la passione della sartiglia, c'è chi è nata dentro la sartiglia, che sono tutte quante, perché chi ha il babbo che suona nei trombettieri, chi ha il babbo che fa il sartigliante, chi ha il nonno che ha fatto sartiglia come mia nipote, quindi cioè, se rimangono così e con la passione di questa manifestazione, di fare la vestizione, cioè secondo me hanno iniziato le prime vestizioni da adulte, che secondo me sarà una lunga serie di vestizioni, almeno io glielo auguro, come ho fatto io, perché ne ho fatto parecchie anche dei grandi, passando poi al ruolo di Masaya Manna. Non vi ho chiesto né a te né alle ragazze se c'è una tempistica che dovete rispettare, immagino proprio di sì durante la vestizione. Sì. Guarda, allora, loro sono sempre velocissime, anche perché io gli insegno molto i trucchi dei vari passaggi per la vestizione, quindi loro, poverine, di solito mezz'ora, 40 minuti, esagerando, lo vestono, e io nei grandi uguale, io in mezz'ora lo vestivo. Eleonora, quando ha vestito De Muntis, in mezz'ora l'hanno vestito Davide Musu, proprio è stata una vestizione lampo, perché poi ti rimangono, capito? Anche perché la vestizione dei piccoli con quella dei grandi sono gli stessi passaggi, le stesse identiche cose, non cambia. Cambia magari un pochino l'emozione, ma è la stessa. Però i passaggi sono identici, la roba è la stessa, i punti sono gli stessi. Chiedevo alle ragazze se i punti hanno dei nomi particolari. Assolutamente no. No. Guarda, l'unica cosa è magari il velo, che deve avere dei punti che non si devono vedere, perché logicamente nelle foto non deve uscire il punto grande, certo. Quindi magari nel velo c'è un punto, insomma, che va fatto sotto, che non si deve vedere, però tutti gli altri sono tutti uguali. Mi dicevi appunto che c'è una tempistica da rispettare, è mai sì. Capitato che si sforasse e quindi si fosse troppo in ritardo e bisognasse in qualche modo cercare di recuperare più velocemente? No, raro. No, ma proprio rarissimo. Ti ringrazio, Cati, per la tua testimonianza, per essere Grazie stata qui con noi. Ringrazio anche tutte le ragazze che hanno partecipato alla seconda puntata di Insieme in TV. Vi aspettiamo per la prossima puntata, dove parleremo probabilmente sempre di tradizioni, ma approfondiremo anche un altro dettaglio del mondo della sartiglietta, ma nel nostro programma, appunto, come già vi dicevo all'inizio, racconteremo un po' tutte le attività che riguardano il mondo dell'adolescenza. Io vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi e vi do appuntamento alla prossima puntata di Insieme in TV.